Una vera e propria organizzazione a livello nazionale dedita alla produzione e alla commercializzazione di prodotti contraffatti di noti marchi, Ogan e Prada, è stata sgominata dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In tre anni di indagini sono state scoperte tre aree collegate tra loro in una sorta di catena di distribuzione, un opificio da versa dove si realizzavano scarpe ed altri prodotti, un deposito di stoccaggio di semi lavorati a Giuliano e un altro dove custodire i prodotti già confezionati sempre ad Aversa. I locali erano intestati e gestiti a soggetti diversi ma facenti capo alla stessa organizzazione di cui, secondo la sezione Reati di criminalità economica della Procura, con ruoli Apicali erano parte, Luigi Leccia come responsabile della produzione e Ciro Tarallo per la contraffazione. 29 in tutto le ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura. Tre persone in carcere, tra cui proprio Lice Tarallo e con loro Biagio Raucci, 16 ai domiciliari, mentre per altre 9 persone misure cautelari dell'obbligo di presentazione quotidiana all'autorità giudiziaria. Le indagini sono partite da un controllo di routine relativo a un carico trasportato da un TIR, per poi estendersi e rivelare i particolari dell'organizzazione capace di piazzare la merce in almeno cinque regioni italiane.